Questo spettacolo sono già 10 anni che lo portiamo avanti e questo continua a girare. Siamo stati 37 volte in Italia, abbiamo fatto più di 150 spettacoli. Siamo felicissimi che siete venuti perché ci date l'opportunità di fare come una preghiera, di fare di buon auspicio. La nostra preghiera è che tutti i soldati tornino a casa da tutte e due le parti, che le case si costruiscano quanto più presto possibile, tutto ciò che è stato distrutto, perché nessuno di noi vuole questo. Quello che dovete vedere è tutto uno spettacolo di teatro, danza. Ci sono solo 4 frasi che i ragazzi dicono, che dico io, che le diciamo di solito in ebraico e in arabo, e oggi le diremo in ebraico e in italiano. Tutto il resto è tutto teatro, danza, bisogna immaginare le metafore dei colori, le metafore dei gesti. Sentire dalla fine un brano del diario di Anna Frank è una cosa straordinaria, perché più di 65 anni fa questa ragazzina scriveva: perché ci sono soldi per comprare missili, aerei sempre più grandi e bombe, e non c'è mai per la povera gente, e a volte manca anche il pane. Siamo nel kibbutz di Sasa, dove il gruppo teatrale Bereshit La Shalom, diretto da Angelica Edna Kalolidne, si esibisce in uno spettacolo che ha per tema la pace. All'inizio i ragazzi sono tutti vestiti di bianco per indicare l'uguaglianza. Giocano, ma all'improvviso scoprono la diversità, rappresentata dai due colori. Non sono più uguali, non possono stare insieme. Alla concordia subentra il litigio. Guerra, confusione, lotte, armi, paura, fine, la morte, tutti stesi a terra.
Scemmiscia, Sorli, che qualcuno mi aiuti! Mulali mutani, marghisca seronim, davanti alla violenza mi sento impotente. Perché non posso essere chi sono? Chayav liot pitaron, chayav liot ikva. Deve esserci una soluzione, deve esserci una speranza. Due è meglio di uno. Insieme è meglio. La pace non è solo un sogno. Insieme è meglio. La pace non è solo un sogno. Solo l'amore può portare amore. Cadono le maschere, ritorna la persona, rinasce la vita.
perché si costruiscono aerei sempre più grandi, bombe sempre più distruttive e contemporaneamente case prefabbricate per la ricostruzione? Perché si spendono milioni per la guerra e non c'è mai un centesimo per l'arte e l'assistenza medica per la povera gente? Perché alcuni devono soffrire la fame mentre altri hanno cibo in sovrappiù? Perché gli uomini sono così folli? Con la crosta croccante, cotta a puntino. Pane. E che il mondo torneranno serenità e pace. Nel frattempo, devo tenere alti gli ideali.